Ciao amici di Goriccia TV, eccoci qua, siamo con l'inaugurazione Expomego 2019. Rafforza l'amicizia tra le due città. Poi il bello vedrete la stretta di mano tra i due sindaci, quello di Nova Goriccia e quello di Goriccia. Bene, siamo alla 47esima edizione di Expomego, adesso voglio intervistare il direttore generale Maurizio Trimpani, che da 31 anni è cronologico. Bene, grazie. Come mai che facciamo prima l'Expomego? Sai che anticipiamo i tempi? Beh, da un po' di anni che abbiamo iniziato a portarla in un periodo in cui la gente ha meno occasioni di andare per ponti, diciamo, e ricorrenze festive, magari in luoghi di villeggiatura o in, per qualche gita fuori porta, per cui farlo a febbraio sicuramente significa portarla in un periodo in cui le persone hanno bisogno di eventi, di iniziative, per cui è per i nostri espositori un vantaggio sicuramente. Senta, 47 anni, mica uno, e lei quanti? Io 32. Ecco, scusi, 32 edizioni. Cosa vogliamo dire di questa cosa? Niente, che è una fiera che ovviamente, pur essendo piccola di dimensioni, però ha tante cose che sono assolutamente attuali da comprare, da vedere, e soprattutto anche un momento di incontro tra l'Italia e la Slovenia in un contesto che ormai vede una città assolutamente aperta, e quindi un territorio che torna a vivere quello che era una vocazione, diciamo, che la geopolitica aveva assegnato già prima che ci fossero le guerre. Senta, cosa vogliamo dire a quelli che ci vedono? Che vengano a visitare Expomego. Grazie mille e buon lavoro. Grazie. Tre, abbiamo la Miss e la Sicuri. Sì. Perfetto. Ciao. Andiamo, eccole qua. E qua abbiamo le due Miss. Buonasera. Di Nova Gorica e Gorizia. Prendo la misura. Ecco qua, prendo la misura. Roberta, visto che lei è il direttore del... Sì. Ecco, cosa vogliamo dire? Sono 47 anni. Sì, ci sono 7 anni da quando lavoriamo insieme di Camera regionale di imprenditoria artigianale di Nova Gorica e Udine Gorizia Piede. Comunque una comunione veramente molto importante questa. Sì, tra le due città. Sì, è molto importante per le due città, è molto importante per le nostre imprese che c'è questa fiera è un evento molto importante, promozionale per tutti, per le nostre imprese. Lei si chiama? Roberta Filippic. Benissimo, di che segno Roberta? Prego? Segno zodiacale Roberta? Segno zodiacale, questo è il primo, come si dice, Ariete. Ariete, come il nostro ex sindaco. Un saluto e ci vediamo. Grazie. Bene, salutiamo la grandissima Roberta e per presidente di Sei pronto? Abbiamo l'amico di Telecom Denone, vedete se è pronto, vai all'intervista con la vice presidente della Camera di Commercio di Azienda Fiere Cacciaguerra, con il questore il bello, Fabiano Comandante. Con questa cerimonia di inaugurazione sentiamo la di Expomego. Abbiamo la nostra traduttrice qui vicino a me, quindi avrete la pazienza di farmi dare a lei il tempo di tradurre man mano che procederò. Quindi benvenuti a tutti, innanzitutto un saluto a tutte le autorità presenti, salutiamo il prefetto Marchisello, il nuovo questore di Gorizia Paolo Gropuzzo e poi i nostri ospiti che hanno collaborato strettamente alla realizzazione di questa fiera. Quindi do il benvenuto a Zoran Sincici, presidente della Camera regionale imprenditoria artigiana di Nova Gorica. 47esima edizione di Expomego, io ho al minimo 30 anni, perché ho 31 anni di archivio della città di Gorizia. Salutiamo il grandissimo di Tele Friuli, ho lavorato con loro. Salutiamo le bellissime Miss. Cultura del territorio friulano, Friuli Venezia Giulia e Slovenia, il sindaco di Nova Gorica. Prav lepo pozdravljam seveda vse župane, predsednika obrtne zbornice Slovenije, gospoda Branka Meha, ostale visoke goste. Qua c'è il presidente della Camera di Commercio di Nova Gorica. Ecco.
penso che sia Franco Mac. È un'emozione poi, come ogni volta che inauguriamo questa fiera, è come il benvenuto che vi do a Gorizia. Clomen, quella che è la capacità di questo territorio di unirsi, no? Di fare sinergia, di essere di lavorare insieme attraverso quella che è la Valle di Risonza, che di fatto che unisce anche sotto un profilo che lavora insieme, da sempre collabora insieme, no? Di questo territorio transfrontaliero attraverso una fiera di chi? Babucci, Pustovani, Giupani, Pustovani, Presidenti, Commercio e tu di Vodilo. Si chiama Zora. Questa giornata che è veramente una giornata particolare per tutti noi. Qui si ritrovano artigiani, qui si ritrova quella che è l'innovazione dell'imprenditoria, quella che è la crescita, quello che sono le esigenze di mercato e anche quelle che sono le difficoltà. Assolutamente, grazie assai volentieri. Un saluto naturalmente a tutti. Un grazie alla vicepresidente di Udine Gorizia Fiere S.p.A. per questo evento che si ripete per la sua 47esima volta. Un saluto in particolare ai miei omologhi, perciò mi riferisco al sindaco di Nova Gorizia, al sindaco di Miren, tra le tantissime autorità presenti oggi, probabilmente presente in altre circostanze, ma oggi per la prima volta presente come sindaco. E ci fa piacere constatare una cosa, che oggettivamente in tutta Italia, non soltanto nella nostra regione, fiere campionarie hanno fatto il loro tempo, hanno chiuso i battenti già da tantissimi anni. Il fatto che qui questa formula abbia consentito di non soltanto di mantenere in vita questo evento, ma di farlo crescere anche con grande soddisfazione da parte degli imprenditori, significa che è la formula vincente. La formula vincente è appunto quella di coinvolgere il territorio naturale, il territorio che c'è al di qua e al di là del confine. Io credo che sarà stato casuale, però il fatto che ci sia la presenza del simbolo del comune di Nova Gorizia, che è la Rosa Rossa, oggi San Valentino a Gorizia, certamente è un caso, ma significa anche che d'ora innanzi abbiamo visto che dovremmo pensare sempre di più non al singolare, non a Gorizia, ma a Gorizie, nel momento in cui saremo capaci di pensare sempre più al plurale. Questo oggi nell'attività imprenditoriale, nell'attività dell'agricoltura attraverso la candidatura di Nuova Gorizia e Gorizia capitale della cultura europea, ecco, quando saremo capaci di pensare sempre di più in due e non più da soli, io credo che il successo di oggi sarà un successo che si potrà declinare anche in tanti altri ambiti. Grazie. Bene, adesso andiamo invece col sindaco di Nova Gorizia. Buonasera, buonasera. Se zahvaljujem najprej mojemu kolegu Ziberni, ki mi vedno da neko izhodišče, da lahko jaz kaj povem, in naj povem, da je rdeča vrtnica simbol Nove Gorice v grbu, vse bolje pa rdeča vrtnica, ta radičeva rdeča vrtnica. Quanti, in particolare il sindaco Rodolfo Ziberna, che mi offre sempre lo spunto per poi continuare con il mio discorso, e lui ha accennato alla Rosa Rossa, sì, presente nel nostro stemma, ma poi c'è anche un'altra rosa, la Rosa di Gorizia, il nostro radicchio che veramente ci unisce oggi. Parlando di enogastronomia, è il caso di accennare almeno a questa eccellenza. Sì, oggi vorrei ringraziare poi in modo particolare anche tutti gli espositori, gli imprenditori, gli artigiani qui presenti e gli organizzatori di questa bellissima fiera. Fiera che non è soltanto una fiera simbolica, un'occasione simbolica, ma è anche una valenza del tutto pratica. Noi, nella nostra regione, è una regione che può essere un esempio per l'Europa, perché porta avanti dei progetti concreti, che ha fatto dei passi concreti verso la tolleranza e la convivenza di differenti culture con differenti tradizioni. Il confine è stato per molto tempo anche un'importante occasione commerciale per quest'area, ma da 20-25 anni non lo è più, perché viviamo in un'area comune. Quindi che cosa sono diventate queste due città? In un certo senso sono diventate due città periferiche, lontane da Roma, lontane da Lubiana, ma il nostro avvenire, il nostro futuro è un futuro comune che cresce proprio grazie e si realizza proprio grazie alla nostra collaborazione a 360 gradi.
Oggi parliamo in modo specifico e particolare di questa collaborazione in ambito imprenditoriale, ma questa collaborazione è ben più ampia, va dall'imprenditoria alla cultura, al turismo e così via. Quindi ringrazio nuovamente tutti quanti che ci date l'occasione di crescere a 360 gradi e vi auguro di passare una bellissima giornata e un bellissimo weekend in questa fiera e di continuare a collaborare insieme. Grazie a tutti, a tutti i nostri ospiti. Bene, salutiamo il sindaco di Gorica, Solomon Mitrovic, e adesso andiamo sul taglio del nastro. Eccolo qua, 1, 2, 3, 4, che questo qua c'è la stretta di mano tra i due sindaci. Di rose, perfetto. Rosa di Gorizia e rosa di Ludovica. Benissimo. Stanno combattendo per la prossima europea. Io il sindaco di Nova Gorica l'ho chiamato il Macron della Slovenia, probabilmente Macron francese, gli assomiglia moltissimo, dopo lo sentiremo, il grande Macron. Poi andremo a intervistare anche Spazzapane, il sindaco di Nova Gorica all'epoca, Saltiamo la grande messa, c'è il toro. Qua c'è un fresco, veramente molto gustoso. Brindisi, tutti. Questore, cin cin. Eccolo, il gioiello. Eccolo il grande spa. Come va? Bene, bene. Tanto tempo che non ci vediamo. Sì, tanto tempo. Adesso cosa fa lei? Sono direttore dell'Agenzia dello Sviluppo. Dello Sviluppo. Cosa vogliamo dire? Questi 47 anni, adesso Gorizia insieme per la cultura. Sì, speriamo di vincerla, no? Speriamo. Questa sfida è una bella opportunità per andare avanti con questo rapporto amichevole tra Gorizia e Nova Gorizia. Sono anche altre sfide. Benissimo. Speriamo anche nuovi sindaci siano già messi insieme per vedere cosa si può fare in questo periodo, ma io sono ottimista, seppure sa come questa Europa, che non sappiamo come sarà domani, ma no, dobbiamo essere ottimisti. Ottimisti. Sì, sei sempre stato ottimista? Sì, sempre. Perciò la conosco da 30 anni. No, sì. La saluto, ci vediamo. Andiamo con il Macron della Slovenia, ma quello buono. Allora, però noi gli abbiamo dato la nomea del presidente della Francia, Macron. Gli assomiglia un po'. Mi metto subito il gilet giallo. E allora siamo pronti per combattere per queste due città, no? Combattiamo già. Ecco. Non è che siamo pronti, già combattiamo, siamo già nella. Però sai cosa ho fatto? Io ho fatto un servizio che l'albero di Natale della Transalpina non è stato acceso, ma il prossimo anno si farà una cosa importante. Ma facciamola, ci mettiamo d'accordo e sì, perché no? È chiaro. Cosa vogliamo dire ai cittadini di Gorizia e anche quelli di Nova Gorica? Che Transalpina ha un potenziale di diventare un prossimo centro di una capitale della regione larga. Esatto, della cultura e della musica anche, no? Ma di tutto. Di tutto, perché abbiamo fatto l'apertura, che l'ho filmata io, l'apertura della Slovenia che è entrata in Europa, poi anche l'apertura del muro, perciò diciamo è stato un successo tremendo. Poi lasciata un po' cadere, adesso diciamo con il sindaco che si chiama? Lehman. Ecco, non Macron, ma un personaggio che combatterà per questa nuova iniziativa, vero o no? Sì, certo, è una cosa importante e seria. Se non lo facciamo crescere il nostro territorio, le nostre città, diventeremo e rimarremo periferie di Lubiana e Roma. Ha detto delle parole veramente giuste. Io la saluto e buon lavoro. Bene, salutiamo il sindaco di Nova Gorica, Macron della Slovenia, ma quello buono, quello vicino al popolo sloveno, perciò passiamo a
gamba di Luca Gonza, si chiama Slobodan Miklavic. Speriamo che ci sarà questa velocità. Ecco qua il Clevis, adesso c'è il percorso, il giro con gli stand, andiamo a vedere un attimo, adesso tra poco vedremo delle cose molto belle, c'è un sindaco in giro con gli stand, con il sindaco di Luca Gonza, con la vicepresidente Cacciaguerra, che sono Anna, che scende del Toro. Non ti danno il trofeo, eh? Vediamo dove c'è la Proloco, Maurizia, ecco qua, il sindaco si è fermato a vedere un attimo il tutto. Ecco qua, Maurizia, vari passaggi. Dunque devo ricordarvi che al Vice Spomego 47 anni di edizione è questa. Ecco qua, è il giro un po' dappertutto, ecco la vicepresidente della Camera di Commercio, però io dico però, di azienda fiere, però io dico la, il presidente della Camera di Commercio Trieste Gorizia non se l'è mai visto a tagliare il nastro in questa città, non lo capisco. Quello ha preso la carica e non se lo vede più. Io spero che nel prossimo giro sarà un nostro presidente, no? Di Gorizia e Trieste Fiere, no? Speriamo, no? Che non sia questo abbinamento. Bene, ecco qua le due miss di Nova Gorica e italiana, Nova Gorica e slovena e italiana. Grazie, sta attento al palo dietro, Robby. Bene, e qua invece c'è passa in rassegna, diciamo, cari amici di Gorizia, venite a vedere la fiera che adesso venerdì, sabato e domenica, poi c'è una grande musica, una cosa, sentire delle cose speciali. 47esima edizione di Espomego, una cosa veramente importante. È importante, sì, perché Fiera Analoga in tutta Italia hanno chiuso i loro battenti già da tempo. Se questa è rimasta aperta sempre con grande successo, con grande interesse, con vivacità, evidentemente c'è una formula. La formula è questa, quella di avere avuto l'intuizione, la capacità, la volontà di allargare la platea degli espositori non soltanto all'Italia ma anche alla Slovenia. Perciò questo ormai diventa il punto di riferimento non soltanto dell'imprenditoria, dell'artigianato, del commercio italiano, perciò della provincia di Gorizia, ma di tutta anche la Primosca e perciò oltre confine. Senta, il sindaco di Nova Gorica l'ho chiamato il Macron perché gli assomiglia, no? E lui mi ha detto, certo, adesso cercheremo di combattere anche per dare risalto alla Transalpina, alla cultura, perché non possiamo essere neanche i tirapiedi tra Lubiana e Roma, ma dobbiamo crescere. Un po' alla volta, tutto progressivamente un po' alla volta, perché risorse non ci sono, perciò dobbiamo avere la capacità di farlo un grano salis, un passetto alla volta. Benissimo, grazie, buon lavoro. Bene, salutiamo il sindaco e adesso andiamo con l'intervista alla vicepresidente dell'azienda fiere Udine Gorizia. Abbiamo con noi Anna Cacciaguerra, vicepresidente dell'azienda fiere Gorizia Udine Gorizia. Senta, 47 anni con Gorizia, questa fiera che non tramonta mai, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che è stata una bellissima cerimonia di inaugurazione, con la presenza delle istituzioni del territorio sloveno e delle istituzioni del territorio goriziano, e si è ispirato un clima di unità, di collaborazione, di voglia di fare insieme, che trovo che in questo momento di confusione possa essere un esempio per tutta Italia, tutta l'Europa. Quindi un bellissimo clima con cui si è dato avvio a questa fiera e speriamo che tutto prosegua con la soddisfazione dei nostri visitatori. Bellissimi stand, proposte commerciali, proposte enogastronomiche, musicali, si sente sottofondo la musica folcloristica e proposte di culturali con la presentazione di libri, di pubblicazioni di nicchia, quindi un bellissimo evento da vivere insieme, da godere insieme. Benissimo, noi sappiamo che lei è adesso del segno del Toro e ho detto
detto che il segno del toro quest'anno veramente va a gonfie vele, perché ne sto vedendo tante, vuol dire che quest'anno sarà la vostra. Bene, colgo questo augurio con grande piacere. E la vogliamo tutti i giorni. Grazie. Grazie mille e buon lavoro. Arrivederci. Un nome potentissimo. Andiamo a provare questo complesso titolo proprio. La bella Cristina, il segno della quarta. Siete, dai, buonasera, siamo i Benandanti, un gruppo italo-sloveno, e vi faremo compagnia in queste giornate dell'Espomego con musiche etnofolk, quindi gireremo un po' per diversi paesi d'Europa e non solo. Abbiamo iniziato con un brano bulgaro, seguito da un brano del repertorio klezmer, e ora andiamo nell'Isola Verde dell'Irlanda. Benissimo. E ti chiami? Cristina. Benissimo. Di che segno sei, Cristina? Acquario. Innamorata vita.
Eccolo qua, uno, due. Bene, allora chiudo con questo bellissimo servizio, con questa bellissima stretta di mano tra il sindaco di Nova Gorica e quello di Gorizia, che il prossimo anno sicuro si accenderanno le luci di Natale in Trasalpina, vedrete che cose speciali che ci sarà. E allora Expo Mego 47esima edizione Gorizia.